Benvenuti a Vivi Giappone, guardate che fantastico dolce abbiamo qua davanti da Kazunori Ikeda, una bellissima, elegantissima e buonissima pasticceria qui a Sendai, come potete vedere. Sono insieme a Chiharu e stiamo mangiando due dolci veramente belli e buoni. Primo che vi voglio presentare però è questo qui, che si chiama Masamune, costa 690 yen, quindi circa 6 euro. Ne fanno solamente 20 al giorno in questa pasticceria, è dedicato a Date Masamune perché questo è il 450° anniversario della sua nascita, e contiene una mousse al cioccolato con la crema, nugatine, biscotto, cioccolato del Madagascar al 64% e questa foglia d'oro bellissima. Quest'altro invece voglio farvi vedere, si chiama Provence, costa 490 yen, quindi circa 4 euro, a crema al limone leggero, crema al torroncino con pistacchio e nocciole dentro anche, veramente veramente molto bello anche l'ambiente, vedete questo tavolo con tutta una foresta rappresentata sotto, e vediamoci a prova questo, vediamo com'è la consistenza, è una mousse proprio esattamente, vediamo l'interno, l'interno è quello di una mousse al cioccolato con biscotto, mentre questo invece anche sembra molto buono. Com'è? Buono, buono, bene, bene, ora assaggio anch'io, qui potete vederla all'interno. Quello sopra è una specie di cioccolato al limone abbastanza duro, la consistenza è molto morbida, è proprio appunto da mousse ma con un po' di pan di Spagna, e anche questo è buonissimo, ha veramente molto forte il sapore di cioccolato, niente male veramente, ottimo. E queste invece sono le altre fantastiche tortine che vendono in questa fantastica, buonissima, eccezionale pasticceria qui a Sendai, come potete vedere sono veramente veramente buone, il prezzo alla fine neanche troppo perché si parte dai 2,50 euro fino a circa 6 euro, ma la qualità c'è, è tutto molto molto buono, è fatto con cura, e poi c'hanno anche, sono famosi per i macaroni, ma io almeno mi fanno impazzire. E quindi questa era Kazunori Ikeda a Sendai, fateci un salto se vi capita perché veramente merita parecchio. Da Vivi Giappone quindi è tutto, come sempre condividete, scrivetevi, mettete mi piace, commentate e a frappetto.